E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a provare il nuovo automatico che è stato aggiunto con l'aggiornamento di questa settimana e che teoricamente doveva essere aggiunto con Forsaken, che si chiama Dottore Detere. Innanzitutto premetto che siamo con l'account di Eden, che è un iscritto che ci ha gentilmente appunto prestato l'account per provare quest'arma, quindi lo ringrazio tantissimo perché appunto non siamo riusciti nessuno di due a droppare quest'arma. Quindi andiamo subito a vedere i perk dell'arma. Abbiamo un taglio adattivo, quindi un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Premetto sì che sono un po' buggati, quindi alcuni non si leggono, dobbiamo andare un attimo sulla fiducia. Due tipi di mirino, semplicemente questa è un'ottica, questo è un mirino, quindi questo è dovrebbe essere un mirino a zoom esteso, comunque zoom medio, che aumenta la gettata e la maneggevolezza, mentre questo qua è un po' a zoom più ridotto, che aumenta, diminuisce leggermente la gettata e la maneggevolezza. Preferisco ovviamente questo perché è a zoom ridotto, quindi conviene. Due tipi di caricatore: caricatore in lega che si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto, quindi insomma, e un altro caricatore che però non so quale perk abbia, forse è un bug della mia PlayStation, comunque vediamo. Perk peculiare: stazione celere, quindi quest'arma può essere stata con una velocità notevole, e il perk casuale è sotto pressione, quindi aumenta stabilità e precisione al diminuire della munizione del caricatore, essenzialmente al momento zen, perché alla fine più spariamo più il caricatore diminuisce e più la stabilità aumenta. Detto questo, è un automatico da 600 colpi al minuto con un caricatore di 41 colpi e io direi di andare subito a fare la prima partita. Nel frattempo vi faccio un piccolo spoiler: la partita che ho fatto prima era questa e ho fatto 31 kill e 344, quindi non male. Ok, siamo in Vostok, con la stessa mappa della partita di prima, quindi vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. E intanto vi dico subito che l'automatico è molto simile al Ross Lysis, quindi è un automatico ad alta cadenza, basso impatto e soprattutto non troppo alta gittata, anche se mi sembra che abbia la gittata leggermente più alta del Ross Lysis, o comunque i colpi, diciamo, in lontananza entrano più facilmente, e questo l'avete visto in questa clip. Ok, vedete che l'arma è veramente molto forte dalle medie distanze, fa 21 in testa come il Ross Lysis, ma veramente spacca. L'unico lato leggermente negativo è, diciamo, la stabilità, che il rinculo, diciamo, è particolare perché non è molto regolare, va un po' a destra e sinistra, è anche abbastanza elevato. Però se si riesce a superare questo, se si riesce a controllare il rinculo, alla fine fa anche male, e riusciamo a utilizzarla anche da distanze non troppo vicine, non troppo corte comunque. Per esempio questo, che è abbastanza lontano, comunque gli facciamo 19 in testa, e diciamo che l'unica difficoltà è riuscire a prenderlo in testa da quelle distanze, perché appunto la stabilità, come vi ho detto, non è molto alta. Devo dire che pecca anche di maneggevolezza, quindi un consiglio che posso darvi per utilizzarla è quello di, se siete particolarmente lontani dal bersaglio, di smettere proprio di mirare e ricominciare il gunfight, perché comunque la maneggevolezza è abbastanza bassa, quindi non riusciamo a muoverci molto velocemente con l'arma mirata. Come avevo detto per il Ross Lysis, diciamo che da vicino comunque non è facilissimo da utilizzare, ma da molto vicino ovviamente intendo. Rispetto a una mitraglietta ovviamente riesce a fare molto meno danno ed è molto più difficile da utilizzare, anche per il fatto che ha una maneggevolezza, come dicevo, abbastanza bassa. Mentre alle medie distanze, prendendo in testa, veramente fa il devasto. Fuggi, guarda come sono morto. No, ok, ce l'ho fatta. Ok, vedete, mi sono spinto abbastanza qua, non l'ho preso completamente solo io, però... Comunque sì, allora, ovviamente è preferibile utilizzarla dalle corte distanze, medie distanze, diciamo, perché ovviamente è molto più comodo. C'è la possibilità di arrivare anche alle distanze un attimino più lunghe, ma ovviamente con una discreta difficoltà, perché comunque la stabilità è molto bassa e il rinculo è molto particolare, molto difficile anche da controllare, e quindi conviene mantenersi dalle anche medio lunghe, in realtà non è malissimo, eh. Diciamo che l'unica pecca è appunto questo rinculo, che ci dà parecchio fastidio perché è molto difficile da controllare, non essendo per niente regolare. Una volta che però prendiamo in testa, veramente è un gioco da ragazzi, basta appunto mantenersi dalle distanze giuste e riusciamo a fare veramente delle bellissime azioni.
Ecco, con il flinch, diciamo che il rinculo sommato al flinch dà abbastanza fastidio. Quindi magari potrebbe essere un attimino più difficile utilizzarla contro nemici che hanno il perk dei proiettili che fanno balcollare, quindi proiettili pesanti. Anche se ovviamente qui diciamo che sono situazioni abbastanza limitate. Però ovviamente comunque come arma per un eventuale set l'accompagnerei da un qualcosa che sia particolarmente forte dalle lunghissime distanze, come può essere un discorso inaugurale, come può essere... Che palle, sti super, oh. In modo tale da riuscire a compensare questa piccola pecca, perché comunque come vi ho detto la gittata ce l'ha per arrivare dalle lunghe distanze. Quello che diciamo ci rende il tutto un attimino più difficile è il rinculo. Ora, prima partita non è andata male. Adesso consideriamo che abbiamo chiacchierato, quindi il meglio teoricamente dovrà dare nella prossima. Ho fatto 34 kill e 378. Veramente l'arma mi piace parecchio. Fa veramente molto male dalle cortissime, dalle medie distanze, scusate. Adesso andiamo subito a vedere la seconda partita, come ce la caviamo. Ok, allora, dato che è anche il primo video con questa nuova modalità di registrazione, voglio anche un attimino spiegarvi quello che abbiamo in mente. Quindi essenzialmente in questa partita magari parlerò di meno, cioè sicuramente parlerò di meno, e vedrete più che altro più clip di combattimento e più clip in cui cerco di giocare al meglio. Quanto fa male, ragazzi. È veramente fantastica sta arma. Spero veramente di dropparla la prima possibile. Zona A conquistata. Avete il dominio totale. Ora mantenetelo. Mi sono visto una spallata in faccia. Ora capisco come si sentono i miei avversari. Il tizio con lanciarazzi. Ecco, anche spinta un attimino di più veramente fa malissimo. È incredibile. Se siete gente che utilizza automatici a alta cadenza e che magari riesce a controllare anche particolarmente bene il rinculo, come piace giocare a me, vi consiglio veramente di utilizzarla, perché è qualcosa di assurdo. No, qui ho sminato tantissimo. Contro il discorso inaugurale, insomma, è difficile. Ovviamente rimane un automatico, quindi, vabbè, questo ha fatto proprio una grandissima cavolata, perché bisogna rimanere dalle medie distanze, insomma, dalle distanze in cui c'è la cava. È vero spingerlo in su, però cerchiamo di mantenerci anche al suo livello, altrimenti... Ultima speranza da quella distanza. Va bene, ottimo. Ok. Giusto, questo mi ha fatto col simulatore di rimbalzo, non ci credo. Troppo lontano. Discorso inaugurale, ragazzi, devasta. Ecco, magari utilizzandolo appunto contro armi del genere, che veramente sono molto forti in questo meta, vi conviene mantenervi da distanze un attimino più corte, cercare di utilizzarle nel campo in cui appunto sono, se la cavano un attimino meglio, perché veramente se allungate anche un poco troppo le distanze contro un discorso inaugurale, è la fine. Cosa? Ero dietro a un muro. Erano ovunque, erano qua. Già sento che sono riuscito a farne uno. Qui si giocano veramente parecchio i team shot, eh. Sì, che non t'ho visto, guarda. Tranquillo. Ah,
Fatelo, bravi, dietro. Sciolto male proprio. Ok, sto recuperando, sto giocando decisamente meglio. No, l'ho failato questo. Il caricatore comunque è abbastanza ampio, si riescono anche a fare... Cacchio. Si riescono anche a fare delle belle doppie con un caricatore solo. Perché quello là l'avevo lasciato veramente one shot. Un colpo in più sarebbe morto. Tra l'altro qui ormai abbiamo perso, però la partita l'ho recuperata abbastanza, devo dire. Non ho giocato probabilmente come la partita di prima, però non ho giocato nemmeno malissimo. Qui gli ultimi tre colpi non ci sono piaciuti. Andiamo subito a vedere quanto ho fatto. Non saprei, penso ovviamente di aver giocato peggio di prima. Ho fatto infatti 25 kill, 1,92. Non un'ottima partita, devo dire. Ovviamente la partita di prima ho giocato meglio, ragazzi. Quindi ecco, l'arma veramente mi piace parecchio. È solo un attimino limitata, quindi appunto va accompagnata necessariamente con qualcosa che compensi la sua carenza alle lunghe distanze, lunghe lunghissime. Perché comunque è vero che spingendola un po' si riesce a fare danno in testa, si riesce a mantenerlo. Però ovviamente è molto più facile farlo con un discorso inaugurale, con un ricognizione, con qualcosa che sia adatto appunto a fare danno in testa, che sia stato inventato per quello. Scusate, danno dalle lunghe distanze, volevo dire. Quindi ragazzi, questa era l'arma. Io direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate e condividete. Vedete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche da bellissimo, buonissimo, fantasticissimo sito. Ringrazio ancora Eden per aversi prestato il profilo. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul per la tua luce. And me.